Gianni Colacione, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma all'Hotel Summit. Siamo ormai proprio agli ultimi minuti, le votazioni sono, credo che ci sia lo spoglio in corso, e siamo con Gabriele Di Battista, che è un collaboratore stretto sia di Turco che di Pannella, e gli chiediamo intanto una considerazione generale su come gli sembra che sia andato questo, che sia andato questo congresso. Vai. Beh, direi straordinariamente bene, perché c'è stato un evidente salto di qualità nel prendere coscienza delle nostre potenzialità, che poi diventano forza, perché è atto, perché poi c'è la potenza, che con la durata diventa poi iniziativa, diventa politica. E ora sono in corso le votazioni, c'è stata questa importantissima candidatura di Demba Traoré, che credo siano molti che l'hanno detto, ha fatto un intervento l'altro ieri durante i lavori della Commissione Diritti Umani, che è stato veramente approfondito, nel senso che era è un radicale, basta dire questo, credo, è un radicale proprio come, ed è la conferma del fatto che ormai, ora come ora, 2011, è inutile, non solo è inutile, è controproduttivo ridursi nel pensare i problemi, le iniziative, la politica come locale, nazionale, Europa, non Europa, perché aumentano in modo esponenziale le politiche che vanno affrontate in modo transnazionale, perché altrimenti sono destinate a fallire. Per cui tutte le nostre battaglie che abbiamo fatto negli ultimi 50 anni, perché poi il Partito Radicale Transnazionale, Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, esiste come tale da 20 anni, però tutte quelle battaglie avevano raggiunto un punto di maturazione nei decenni precedenti, per cui già nel 60 la politica estera del Partito Radicale, che all'epoca era, diciamo, soltanto italiano, era il federalismo europeo. Al congresso, nell'ultima giornata, Benedetto della Vedova ci ha detto: ah, è dal 94 che noi vogliamo Stati Uniti d'Europa subito. Lui parlava per sé, ovviamente ha, diciamo, portato quello ad esempio, però 94 sì, ma anche 1960. Ora poi ti rispondono che ma l'avete detto, sì, ma non avete mai fatto niente, perché ormai dire e parlare e dialogare con questa impazienza, questa la rabbia, l'ignoranza in buona fede delle persone porta quel tipo di ragionamento, mentre non si riesce a vedere la questione come, appunto, in continua una sua evoluzione storica, insomma. Sì, però con la prospettiva del passato, quindi, e con la durata poi della crescita, per cui oggi siamo arrivati ad una svolta per cui si è riusciti, malgrado tutte le aspettative che anche mie personali non erano assolutamente, diciamo, previste non proprio, quindi credo sia un bellissimo momento, perché da domani bisognerà veramente dare corpo e vita al partito come la risposta che noi diamo a tutti i problemi che denunciamo come radicali italiani, non italiani, gli italiofoni, i milanesi, chiunque. Le battaglie che facciamo sono le stesse, e sono quelle per i diritti umani, che oggi non è più accettabile la, la, la,
la polemica che si faceva anni fa, per cui i diritti umani, sì, va bene, bello, tutta bella roba, però non sono problemi nostri. Non sono problemi nostri. Sono problemi nostri, come? Sono problemi nostri in quanto un sistema di comunità che sono dipendenti l'una dall'altra, non solo interdipendenti. E quindi prendere consapevolezza di questa verità ti permette, cioè, permette di dare la risposta, di trovare l'impostazione della risposta che tu dai a quel problema. Come il problema dello sterminio per fame era stato posto come non è una fatalità o un castigo divino, è il risultato matematico, scientificamente comprovabile di politiche, guerra fondaie, della geopolitica imperialista, quello che vi pare. Però diciamo ci deve essere il passo successivo, per cui dando vita e corpo in tutte le battaglie che si fanno, non considerarle come, allora, se le faccio come radicali italiani, ma anche se faccio una battaglia nella mia città, nella mia regione, in un'area, non è assolutamente escluso che quella cosa non possa essere valida in posti che magari noi neanche conosciamo. Perché poi tu puoi fare anche la comparazione a dire che in Francia pure c'è un problema, non lo so, qualsiasi cosa. Però ci sono anche posti, diciamo contesti, che si possono non conoscere, che però dei quali puoi venire a conoscenza soltanto proponendo, diffondendo il messaggio in modo appunto transnazionale, transpartito, cioè al di là di tutte quelle barriere che derivano dal fatto che la democrazia in Italia, in Europa, non può, non deve, non può ed è, diciamo, politicamente catastrofico pensare che sia così e basta, perché la situazione vediamo come sta evolvendo giorno per giorno ed è veramente una frana, una valanga, no, di cose che di problemi, di questioni che si intrecciano una nell'altra senza che vi sia una minima risposta adeguata da troppo tempo, non solo in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Gabriele, nella tua funzione, diciamo, di collaboratore stretto di Marco Pannella, ti abbiamo visto vivere appunto in un momento in vicinanza a lui, un momento abbastanza particolare, che è quello lì del famoso, riportato dal famoso video di Radio Radicale, la manifestazione a Roma che c'è stata, mi sembra, ottobre? Il 14 ottobre. 14 ottobre a Roma, in cui mentre Pannella dirigeva dalla stazione, se non sbaglio, a Radio Radicale proprio, da Termini, si è trovato praticamente in mezzo alla manifestazione dei, diciamo, indignatos italiani, se così vogliamo dire, e c'è stato insomma tutto quell'episodio in cui è stato apostrofato, e non solo, c'è stata anche una piccola pioggia. Abbiamo visto in questo video anche abbastanza preoccupato. Come l'ha vissuta lì questa, insomma, quel momento, come l'ha vissuto? Beh, devo dire, è stato un momento molto grave, nel senso dell'importanza dell'esperienza, perché devo dire che il giorno prima Marco aveva annunciato già 3 giorni prima di quella manifestazione che avrebbe voluto partecipare, come oratore, non per parlare, non per fare niente, per partecipare insieme a quelle persone che poi lui ha anche approfondito, che voleva andare semplicemente per il fatto che le persone, le rivendicazioni di quei manifestanti sono le nostre da sempre, soltanto che magari quel gruppo, quelle persone non riescono a dargli la risposta che noi con l'esperienza che abbiamo accumulato possiamo dargli. Però, e quindi il giorno prima ero parecchio preoccupato, perché c'era stato il giorno prima quel famoso voto di fiducia sul governo Berlusconi,
e si era scatenato quel putiferio che non sto proprio a riraccontare. E quindi, insomma, vedendo un po' le reazioni, diciamo, appunto in strada, su internet, di qua e di là, mi ero un attimo, diciamo, preoccupato, ho chiamato Marco, gli ho detto, beh, insomma, forse domani bisogna pensarci bene, non so come. Lui fa, no, ma figurati, sai quanti cazzotti mi sono preso in vita mia, quindi ovviamente mi ha confortato. Il giorno dopo lui tornava da, non mi ricordo dove sinceramente. Sì, col treno tornava da un altro evento, Firenze, no? Sì, adesso non mi ricordo neanche io. Vabbè, è arrivato intorno alle 3 e noi avevamo appunto pianificato di andare a recarci alla manifestazione e documentare, però in un momento successivo, perché noi, lui aveva le borse e quindi le stavamo andando a posare alla radio, e nel tragitto fra Termini e la radio, che sono circa 600 metri giù di lì, ci siamo imbattuti in questo, diciamo, parte di corteo che evidentemente non era partito con il resto, era rimasto lì, diciamo, raggruppati a piazza a Termini, piazza Indipendenza, e quindi poi è successo quello che si vede nel video. Devo dire che è stata un'esperienza molto, diciamo, appunto grave, nel senso di importante, perché è un documento di sociologia contemporanea, perché è la prova scientifica di come il regime dell'informazione è nei fatti l'arma.